Oggi ho giocato a Garten of Banban capitolo 2 ed è stata un'esperienza traumatizzante. Molto più del primo capitolo, qualcuno mi aiuti. E se questo video vi è piaciuto e io non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Siamo finalmente ritornati nel mio asilo del terrore preferito. Fatemi uscire, vi prego. Mi sentite? È un citofono questo? Tra l'altro Jumbo Josh è morto. Perché c'è Marcello? No, questo... questo non era previsto. Ma poi com'è morto male? Tutto buggato nell'ascensore e posso entrargli nelle gambe? Ragazzi, non pensavo che le mod si trasferissero da un gioco all'altro. Marcello, mi dispiace, non è stata colpa mia. Ok? Ma posso riprendere il telecomandino? Sì, ma è rotto! Sei stato tu a rompermelo! Guarda che ti rompo le ossa! Oh, ma c'è un muro invisibile! In questo gioco ci sono solo muri invisibili! Guarda, guarda, è sempre colpa di Marcello. Maledetto, prendo la tessera e scappo. Non ti risvegliare. Grazie mille. Salve, buongiorno e permesso? Non credo che questi corridoi siano molto tipici di un asilo, vero? Gestori dell'asilo del terrore? Io vi odio tutti. Io vi odio. Cos'è questa stanza? Che è l'asilo di Squid Game? Quelle sono le backrooms. Sono leggermente confuso. Sì, ma io non ho la tessera rosa. Tessera rosa. Ecco la tessera rosa. Devo imparare a guardarmi intorno invece di fare l'imbecille. C'è una pedana. Fantastica, ma io posso... Sì, posso superare la pedana e cadere nel vuoto. Test effettuato. Ma finito malissimo. Ambarabacci, cicocco. In quale asilo entrerò? Andiamo a destra. Si può andare a destra? Si può andare a destra, guarda. Guarda, i trick shot, il parkour. Oh, mamma mia. Parkour master mi chiamavano. Il ragno è reale. No, no. No, quale ragno? Questo è un polipo. Da quando c'è un ragno su Garten of Banban? No, no, quale... Baba Booey. Oh, infame! Vieni qua, vieni qua! Ehi, Tetz! Stai qua dietro? Dai, esci fuori! Guarda che ti ho visto, vuoi giocare a nascondino? Ti faccio giocare a nascondino con una bomba atomica. Ma guardate questo. Il ragno è reale, sta arrivando. Fallo venire, fallo venire. Poi vediamo che gli succede al ragno. Si ritrova con le zampe al posto dei denti. E fammi entrare, subito. Apriti! Dai! Cos'è? Che cos'è? Ma sta roba è davvero Squid Game? Mi sembra un tantino esagerato! Allora ragazzi, la missione di oggi è quella di creare dei mostri e ficcarli dentro un asilo. Va bene? No, Giacomo, devi stare zitto! Noi creeremo dei mostri giganti e li ficcheremo in un asilo. Va bene? E comunque sei licenziato! Sì, ma adesso dove devo andare? Ci sono porte dappertutto! Qui dentro c'è una torta! Fatemi mangiare la torta! Anzi, fatemi prendere un coltello così li ammazzo tutti! Questo esattamente cosa dovrebbe essere? Uno sturacesso? Mi ha riparato il telecomando? Ma era grande... ma era grande 7 metri! Ma non ha senso! Le proporzioni di questo gioco sono sbagliate. Devo premere questo. Oh, allarme di emergenza? Sì, sì, premilo! Mi devono sentire in tutto il mondo. Io voglio uscire da qui dentro. Fatemi uscire! Allora, tecnicamente questa non si apre, ovviamente... Quella blu non si apre. Ovviamente! Drone! Oh mio Dio, il mio piccolo UFO è tornato! Effettivamente ho riparato il telecomando e quindi è tornato! Puoi tornartene a casa, grazie? Non voglio il tuo aiuto! L'ultima volta mi hai fatto impazzire e io non voglio impazzire di nuovo! Vattene! Vattene! Ti metto in punizione! Su, nell'angolo! Immagino io debba fargli premere questo pulsante. È l'unico pulsante in una stanza di 20.000 metri. Perfetto! Adesso cosa dovrei fare? E là? Eccolo! Maledetto ragno, prima non c'era! Guardalo che vuole uccidere tutti i Rainbow Friends dei cinesi! Sai che ti dico? Se vuoi ammazzarli, ammazzali tranquillamente. Non sarò io a fermarti, tranquillo. Notizia, dovresti colpirli dal peggiore al migliore. Sì,
Ma chi? Ah. Questi sono i dipendenti di questo ufficio. Ah. E dobbiamo premere le loro scrivanie in base al peggiore e al migliore. Non lo capirò mai, ci metterò 2 mesi per fare sta roba. Io faccio schifo con i puzzle. Vedendo i colori di questo termometro, corrispondono ai colori sul pavimento. Quindi, se non vado errato, il primo dovrebbe essere lui. Mamma mia, con calma, mi sento ad avanti un altro contro Paolo Bonolis. E poi dovrebbe essere questo. Mamma mia, Paolo! Mamma mia, Paolo! Poi ci dovrebbe essere questo. Ce l'ho fatta! Facilissimo! Il metodo Pogodoggo funziona sempre. È questa? Ma non è questa! Ma mi prendete in giro? Ma scusa, tutta sta roba... Ah, si è aperta la porticina che mi ha dato la tessera per aprire il portone. Giustamente. Aspetta. Aspetta, questo tizio prima non c'era. Questo fungo sceriffo non credo ci fosse prima. Lo hanno aggiunto dopo. Perché ho la vaga sensazione, infatti, che stia per succedere qualcosa di molto brutto? E perché c'è una lumaca? Neanche la lumaca c'era prima. Ma perché hanno aggiunto tutte ste bestie? No. No, 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 no. Ma è Squid Game davvero? Questi sono i letti. No, no, ehi, ehi. Ragazzi, no, questa cosa non mi piace per niente. E poi è tutto buio. Io voglio scappare. No, ti prego, non mi stai inseguendo, vero? Dove devo andare? Ragazzi, mi sto cacando sotto. No, 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 ehi, ehi. Stiamo molto tranquilli. Ok, io sto uscendo dal labirinto di Squid Game. Tu non mi insegui, io non ti ammazzo. Le regole sono semplici. Vediamo di rispettare. Non c'è nessuno, vero? Un, due, tre, stella! Ok, sembra libero. Sembra. Che spavento. Che spavento. Ah, c'è una tessera! Fantastico! Tu per favore stai buono? No, io non voglio tornare indietro. Che schifo! Che schifo! Ok, ok. No, 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 no. L'avete visto? No, ragazzi. Ragazzi, mi sta camminando in testa. Ragazzi, mi sta camminando in testa, mi sta camminando in testa. No, no! Mi sono cacato addosso! Ah, freccia viola, vai a sinistra. Freccia blu, vai a destra. Ma perché? Ma che bisogno c'era di confondere la gente? Ma siete stupidi? Ok, ok, adesso posso farcela. Allora, freccia viola a sinistra. Freccia blu, devo seguire la freccia blu. Perfetto. Qui c'è un'altra freccia blu e devo seguire la freccia blu. Piano, piano. Freccia viola, devo andare a sinistra. Perfetto. Oh mio Dio, devo andare a destra. Ok, deve essere l'opposto. Quindi l'opposto di qua. Fantastico, fantastico. Qui seguo la freccia blu. Ok, ok, ci sono quasi. Vai, scappa, scappa, scappa. Salve. Sì, ma perché mi date delle stanze totalmente inutili? C'è qualcosa dietro i pacchi? E là? C'è nessuno? A cosa dovrebbe servirmi questa stanza? Dai, ditemelo. Che cosa? Che cosa è successo? Ho raccolto un foglio e qualcuno mi ha tirato una bottiglia in te. Baba Boy. Oh no, lo sapevo, c'è Satana! Quindi per tutte le torture su Marcello sono finito all'inferno? Il mio peggior incubo si sta avverando! Mi spiegate perché dovrebbe esserci un ospedale in un asilo? Me lo spiegate? Dai, su! Questo cos'è? Ma sono un idiota! Ma sono un idiota! Perché non sto fermo? Sono caduto giù! Ma cos'è questa scia di sangue blu? Hanno rapito un alieno? E là? Posso passare? Mi fate fare qualcosa? Salve! Niente, niente, non so cosa fare! Mi sento confuso! Ah! Adesso ho capito cosa fare, dovevo solo aspettare. L'ultima volta che sono salito su un ascensore del genere non è finita proprio benissimo. Vero, Jumbo Josh? È vero che sei morto? Mi sto leggermente cacando addosso. Ok, sembra essere tutto normale, per ora. Esattamente perché c'è Jumbo Josh in miniatura che sta cercando di arrivare ad un cannone? In un asilo! In un asilo ci sono i nostri cannoni! Ma voi vi drogate? Salve, chiedo scusa. Vabbè, magari...
magari torno dopo. Si riprenda, mi raccomando. Io voglio andarmene da questo asilo. Salve, buongiorno, posso chiedere a lei come esco da qui? Credo sia morto. Vabbè, chiedo al prossimo. Carmelo, tu non ti preoccupare che la situazione si sistemerà. Ricordati che ci sto Marafo. Ho raccolto una siringa. Non sono io il dottore. Che devo fare? Ok. Questa roba richiede un determinato liquido. Ti prego, non mi dire... No, che schifo! Ma dai, ma devo prendere il liquido dai tizi? No, non sto capendo, devo usare la siringa su tutti? Oh mio Dio, che schifo, ma perché devo fare sta roba? Ah! Che vuol dire distrailo prima di usare la siringa? In che senso? Da questa posizione potrebbe fare un po' male. Scusami, non l'ho fatto apposta. Circa. Tu sei scemo, tu sei scemo. Tu sei scemo! Sono caccato in mano! Ma sei pazzo? No, ragazzi! Ragazzi, no! No! Pensavo fosse un uovo! Non un occhio! Immagino che adesso io debba usare il cannone! Ti prego, se me lo fate caricare con l'occhio siete dei geni! Ti prego, fatemi usare il cannone! Come lo faccio ad usare? Dai! Dai, fammi usare l'occhio! Fammi usare l'occhio del tizio! Voglio sparargli un occhio nell'occhio! Ti prego, dammi l'altro! Dai! Vabbè, io nel dubbio gli lancio il drone nell'occhio! Vai, drone! Pam! No, ma si è fermato a mezz'aria, ma sei scemo? Vai! Distruggi! Perfetto! È il momento! Ok, ho preso il liquido! Aspetta, stai buono, ok? Vado a mettere il liquido e poi scappo! Alla velocità dell'iperspazio! Perché qui dentro c'è un mini razzo? Il cannone! Gli tiro un mini razzo nell'occhio! Sì! Ti prego, dimmi che è effettivamente così! Vai! No, vabbè! Vai! Mirare! Sparare! Ti distruggo! Godzilla dei poveri! Ciao! Che devo fare? Apro questa. Ok, e c'è la tessera rosa per uscire. Tutto torna. È stato facilissimo. Più o meno. Premi questo con molta calma. Ok, e adesso c'è questo. E dovrebbe aprire qualche porta, attivare qualche pulsante. Ok, perfetto. Si è attivato questo e immagino che si sia attivato anche sopra. Facilissimo. Ma a proposito, ma Opila... No, non esce Opila adesso, vero? Ehi là, c'è nessuno? Sto cominciando... No, che vuol dire come sopravvivere all'attacco di una lumaca gigante? No, non ci siamo per niente. Quindi, occhi vicini, mi devo fermare. Occhi aperti, devo correre. Ma perché una lumaca gigante? Ma perché? Guarda che adesso esce da questa porta. No, io lì non ci entro. No, tu stai scherzando. Ehi! C'è una lumaca gigante qui dentro. Il prossimo video!